Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Vediamo qua se miglioriamo la rassegna anche sul benissimo. A questa rassegna stampa del 20 giugno, vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente il tema che fa premio su tutti quanti i giornali è l'incidente incredibile di Alex Zanardi, che è un personaggio che tutti quanti gli italiani amano, non è uno di quelli che si è mai messo in mezzo a fare e dire cose divisive, robe politiche, robe che potrebbero insomma compromettere, come possiamo dire, la sua universale apprezzamento da parte di tutti quanti. Forse il titolo migliore e il senso migliore di quello che è venuto oggi, anche perché insomma ognuno di voi se lo può leggere nel modo che più gli piace sui giornali, è quel titolo che ha fatto l'audasio, e cioè il Superman dell'Emilia che ha costretto la pietà a voltarsi dall'altra parte. Insomma, direi che c'è poco da aggiungere rispetto a questo titolo, perché è il senso vero di un uomo che ha subito un incidente pazzesco, e da quell'incidente pazzesco è andato avanti appunto costringendo la pietà che uno potrebbe in realtà, anche se in maniera molto nascosta, nutrire verso una persona a cui sono state amputate le due gambe. Beh, insomma, quella pietà si è voltata dall'altra parte e ne ha fatto il grande successo, il grande motivo della sua vita. Travolto da un camion ieri, in questo momento è ancora in coma farmacologico, quindi io direi che c'è poco da aggiungere rispetto a questa storia straordinaria, ma anche drammatica, delle ultime ore. Andiamo sulle questioni nostre, quelle diciamo più politiche, più che leggiamo tutti i giorni su questa zuppa. Beh, il tema della giornata è ovviamente il Recovery Fund. Vi ricordo che il Recovery Fund è un'idea che lanciarono Macron e la Merkel, e che questo fondo da 750 miliardi dovrebbe essere poi votato da tutta l'Europa, perché questo fondo in realtà, tra l'altro, dovrebbe aiutare particolarmente l'Italia, cioè dovrebbe aiutare l'Italia più di quanto in realtà la sua partecipazione all'Europa peserebbe. Il motivo è molto semplice, perché l'Italia è stata colpita insieme alla Spagna maggiormente da questa emergenza sanitaria e virologica, per la quale quindi il Recovery Fund è pensato. Spinta Merkel e Macron per accordo entro l'estate, questo è il titolo ottimistico del Corriere della Repubblica, al quale però invece si contrappone, perché sono i due diciamo lati della vicenda, si contrappone invece i titoli diciamo dei giornali più scettici su come si è andato ieri il primo incontro sul Recovery Fund. E il giornale scettico è il Corriere: l'Europa, scontro sugli aiuti. Quale dei due è vero? Beh, è fuori di dubbio che Austria, e lo dice anche diciamo le cronache di Repubblica, Austria, Svezia, Finlandia e Olanda siano contrarie all'entità e soprattutto alla composizione di questo fondo. Certo, l'idea è che l'Europa sia in ballo, con tutto il rispetto nei confronti di Finlandia e Olanda e Svezia e Austria, beh, insomma, dà il senso di come quell'allargamento europeo fortemente voluto da Prodi, che non riguarda ovviamente questi paesi, dia il senso che l'abbiamo talmente allargata per cui con questo diritto di veto siamo tutti fottuti. Beh, comunque, su questo si mette il problema su cui questi paesi detti frugali, qualcuno, Daniele Manca, dice smettiamola di chiamarli così perché tanto frugali non sono. Beh, insomma, questi paesi non vorrebbero dare tutti questi soldi, soprattutto a fondo perduto, all'Italia. Interessante a questo fine un'intervista di Savona, scrive una lettera al Sole 24 Ore, ma forse più facile da leggere e capire l'intervista di Savona rilasciata a Maurizio Caverzan, che non è propriamente un giornalista economico ma comunque un abile cronista, sulla Verità. E beh, Savona che cosa dice a Caverzan? Beh, intanto che il MES non va bene, in realtà lo dice in maniera un po' più sfumata, nel senso che lui è una persona molto precisa, ma è un passaggio dell'intervista. Dice semplicemente perché si aumenta il debito, il rapporto tra debito pubblico e PIL. Beh, in realtà lui propone questi prestiti irredimibili con un tasso al 2%, il che vuol dire che una famiglia sostanzialmente dopo 35 anni riprenderebbe, grazie agli interessi, quello che ha prestato. Beh, insomma, dice Savona, il MES non va bene, i prestiti vanno bene perché i prestiti vanno bene per il semplice motivo che sono prestiti che hanno valore sul debito e sul risparmio italiano. Questa è la tesi di Savona, che dice appunto che il MES non va bene, ma che va bene il prestito senza scadenza.
Sulla vicenda, diciamo, dell'economia e del recovery fund c'è un pezzo molto interessante di Fubini, non per la prima parte, cioè dice che le divergenze, ci sarebbe stata una riunione dell'Ocse in cui si vede il reddito pro capite dei tedeschi e quello degli italiani, che sono 9 decimi di quelli tedeschi prima della crisi e adesso sarebbero a 7 decimi, insomma che l'Italia sta sempre perdendo più posizione, più reddito rispetto ai cattivoni tedeschi. Non è questo il punto del pezzo che mi interessa. A un certo punto in questo articolo di Fubini bisognerebbe indagare su un articolo del decreto rilancio che noi comuni mortali non abbiamo letto nella giusta versione, in cui sapete che cosa si prevede? Che il ministro dell'economia Gualtieri può usare i soldi di maggior deficit che gli abbiamo assegnato, li può usare come lui preferisce sostanzialmente, è quello che oggi scrive Fubini, una sorta di PCM col quale Gualtieri può usare i soldi delle nostre tasse. Bah, io non so esattamente come funzionerà questo decreto, però devo dire che sarà molto interessante andarci a fondo. Sempre sull'economia, il Corriere della Sera nota come 7 statali su 10 sono i smart working. Qualcuno oggi, forse proprio il Corriere della Sera, dice smettetela di chiamarlo smart working, perché questo semmai è telelavoro, cioè non facciamo i fichi. Lo smart working è una cosa fica, questo è telelavoro, cioè quello che voi facevate in ufficio, secondo voi lo fate a casa. Minchiata! Ne voglio parlare lunedì a Quarta Repubblica, perché questa è già grande, gigantesca bolla, per cui i dipendenti pubblici non hanno la cassa integrazione, sono in telelavoro fino al 31 aprile, oggi sembra che fino a settembre saranno in telelavoro, cioè stanno sempre in telelavoro, e secondo voi lavorano come prima? E per quale motivo gli altri privati non sono in telelavoro fino alla fine dell'estate, se il lavoro ancora ce l'hanno? Ci sarà un motivo, il motivo lo cerca Beppe Sala, su quale per una volta sono completamente d'accordo, forse perché ha lavorato in qualche azienda nella sua vita. Beppe Sala dice: è il momento di tornare in ufficio, l'effetto grotta ha i suoi pericoli. Considero quello che dice Beppe Sala più che ragionevole, direi finalmente ragionevole da un sindaco che nell'ultimo periodo non è sbagliata una dietro l'altra, ma in realtà è tanto più ragionevole quanto più è criticato dal ministro della funzione pubblica Caddadone, che dice: ma che cosa, si sta forse rivolgendo ai suoi dipendenti che lavorano di meno? Sì, sì, si sta rivolgendo, cosa che lui non può dire, ai suoi dipendenti che lavorano di meno. Già quando andavi nei comuni non è che avevi proprio, non solo quello di Milano, tra l'altro è uno dei più efficienti, ho avuto rapporti con, diciamo, con l'anagrafe di Milano che mi sarei sognato a Roma, sognato per la sua efficienza, ma non vogliamo mettere in dubbio che si lavora in maniera un po' più difficile e i cittadini hanno un rapporto un po' più difficile con la pubblica amministrazione se sono tutti al telelavoro? Non lo vogliamo ammettere? No, perché se vogliamo raccontarci le cazzate possiamo continuare fino alla fine dei nostri giorni. Lascia la CISL Bentivogli, che non è esattamente uno qualsiasi, è il sindacalista dei metalmeccanici della CISL, l'unico che fece una grande battaglia per la la grande battaglia di fatto per i lavoratori, per la vicenda Fiat, ve la ricorderete con Marchionne di Pomigliano, e il fatto che lui se ne vada via dalla CISL, beh, insomma, dà il senso di come non solo i partiti ma anche la CISL sia molto spaccata. Beh, fantastico, perché spaccarsi oltre al Movimento 5 Stelle, allora il centrodestra è spaccato per definizione, con Berlusconi che vuole i soldi pubblici, i soldi europei, e gli altri che sono sovranisti. Il Movimento 5 Stelle è un casino che la metà basti. Beh, adesso anche il PD si mette a far casino al suo interno. Beh, e lì il casino lo fa Gori, il sindaco di Bergamo, e gli ex renziani, c'è scritto su tutti i giornali, direi che Repubblica lo fa meglio degli altri, in cui Gori attacca, beh, insomma, troppo appiattito il segretario Zingaretti sulle posizioni di Conte del Movimento 5 Stelle, troppo appiattito. E dall'altra parte però, insomma, Franceschini dice: scusa, toc toc, Gori, ma che vorresti, un governatore? Magari con un grande consenso popolare? Magari eletto col 70% alle primarie? Ecco, ce l'abbiamo, e si chiama Zingaretti. Questo è quello che risponde in maniera sarcastica Franceschini a Gori, ma gli risponde che il mandato del segretario dura 3 anni, tra l'altro. Beh, insomma, straordinaria la storia che anche il PD riesce a distruggere quello che noi pensavamo essere l'unico partito un pochino unito all'interno della maggioranza. In realtà così non è, Repubblica fa vedere come
come tutti i governatori stanno salendo nei consensi, non quello della Lombardia, ma insomma i governatori sono più vicini alla gente, piacciono alla gente. Intervista signorile di Veltroni, molto più bella nei titoli che nella realtà, perché a noi che piace quell'epoca drammatica dell'Italia del 70, del 78, del 77, del rapina a Moro, beh insomma ormai tutte le interviste di quell'età raccontano una sola cosa: trattai per salvare Moro, poi accadde qualcosa, dice il grande socialista amico di Craxi a Walter Veltroni. Beh insomma poi non si riesce mai a capire che cosa accadde, c'è sempre questo Cossiga sullo sfondo un po' mestatore, amico dei servizi. Beh insomma l'intervista di signorile comunque per chi è appassionato a quegli anni lo è sicuramente. Alle Poste funziona un terzo di sportelli, code lunghissime, sarà che gli altri lavorano da casa, si chiede qualcuno, e forse ecco appunto ci siamo fatti una domanda ma ci siamo anche dati una risposta molto semplice. Gli stati generali sono ancora in corso, ragazzi, mentre qua sta succedendo il finimondo gli stati generali sono ancora in corso, nessuno se n'è accorto se non i professionisti. C'è una foto oggi di giornali, ovviamente tenuta in scarsa considerazione, dei ristoratori in ginocchio perché così sono stati posti dalle nuove norme, perché poi continuano queste norme assurde, continuano e ce le portiamo, e le sanificazioni e i costi, perché funziona sempre così in Italia: tu metti una norma, gli altri dopo un po' se la dimenticano in Europa, noi continuiamo per vischiosità burocratica a tenercela in piedi, e gli stati generali oggi si occupano di 2,3 milioni di professionisti che sono i più martellati, cioè meno pensati da tutta questa campagna di rilancio del governo Conte. L'altra questione molto divertente, si fa per dire, è quella che pone il Sole 24 Ore in prima pagina: pagamenti della pubblica amministrazione allungati a 150 giorni, ma qua bisogna andare a pagina 3 o 4 del Sole 24 Ore, perché in realtà le leggi europee dicono che dovremmo pagare entro 30 giorni, ma il punto, che lo sa un professionista, diciamo un piccolo professionista come sono il sottoscritto, una piccola partita IVA come il sottoscritto, il problema è che spesso non riesce a fare la fattura. Io non lo faccio nei confronti della pubblica amministrazione e grazie al cielo non ho questo problema, tra gli altri o tanti altri, ma non questo nelle mie contabilità. Ma se tu non riesci, se tu fai un lavoro e devi aspettare 3 mesi per fare la fattura e poi ti ripagheranno a 3 mesi, sono 6 mesi per essere pagati. Questo è il tema solito della pagamenti della pubblica amministrazione. Cosa c'ho scritto? L'altra grande cosa che mi è divertita oggi sul Corriere della Sera: hanno messo insieme 10 virologi, Zangrillo, Grisanti, Bassetti, tutti quelli che avete sentito in queste ore, e gli chiedono: ma i positivi sono meno infetti? Beh, tutti i nostri virologi danno una risposta diversa dall'altra. Questa è la scienza, che va avanti per errori, per correzioni, per congiunture, ma questa roba qua è tanto incerta quanto questi sono sicuri di romperci le palle burocraticamente per capire che non dobbiamo fare gli assembramenti e per dire che sono irresponsabili i napoletani che festeggiano. Ecco, tanto siamo irresponsabili che leggi una pagina del Corriere della Sera sui nostri virologi e non ci capisci assolutamente nulla, perché loro non sanno assolutamente nulla di questa roba qua, sanno pochissimo, non sanno financo se un positivo è più o meno contagioso, cioè l'ABC che noi vorremmo sapere. Ma voi mi dovete dire come possiamo essere disgustati dell'assembramento dei napoletani oppure degli aperitivi se oggi sul Corriere della Sera in una pagina intera noi non riusciamo a capire se i positivi sono più o meno contagiosi? Beh, non lo sappiamo, però siamo subito pronti a condannare quelli che si vedono. Io lo trovo una cosa pazzesca. Olindo, Mari, Filippo, Elena, Ciz e tutti quanti voi, vi do un grande saluto. La zuppa di oggi si conclude qua e sul sito nicolaporro.it tutto il resto dell'informazione quotidiana, come la pensiamo noi. Ciao!